play piano. A me suonare il piano piace, non riesco a fermarmi. Io me lo porto fuori e comincio a suonare, non per essere un simbolo, un'immagine, non per essere contro tante cose, ma soltanto per cambiare un po'. Cambiare questo mondo, cambiare questa brutta situazione in cui ci troviamo, cambiare la vita, magari la mia vita, perché io tutte le volte che suono il piano sto bene. Every time I am good. L'immagine di te che suoni tra le macerie è diventata ormai un simbolo. Come ti è venuto in mente di farlo la prima volta e perché? Per far vedere alla gente, perché tutte le volte che la gente legge il giornale, vede qualcosa sulla Siria, gli edifici distrutti, la violenza, la gente odia queste immagini sui giornali. Quello che serve è un qualcosa di positivo, il pianoforte che crei speranza. Noi possiamo fare la pace con la musica, grazie alla musica. Insomma, serve qualcuno contro la guerra. Noi non la possiamo fermare la guerra, però possiamo fare qualcosa di bello con la musica, con il pianoforte. Io sono un pianista, non posso fermare la Russia, l'America o le grandi potenze che combattono nel nostro paese. Però possiamo fare qualcosa di bello per avere una buona vita. Una vita normale. Questa è l'idea che io ho in mente, l'idea forte che ho in mente. Cos'è la musica per te? La musica per me è tutta la vita. Io vivo con la musica perché ci lavoro, insegnavo a suonare pianoforte, ho costruito uno strumento. La musica è un qualcosa che è un po' come la caffeina, una sorta di dipendenza, un qualcosa che mi fa stare bene, che mi dà uno stato d'animo positivo. La musica è il mio futuro, credo. Tutte le volte che sto col pianoforte in un nuovo paese faccio qualcosa di bello, perché è sempre con me la musica, da quando ho 5 anni. Sono sempre stato insieme al mio pianoforte. Close brother from or close sister. But I don't have ho soltanto un fratello che ha il pianoforte. La musica può cambiare il mondo? No, non credo che possa cambiare il mondo, ma la musica, un buon musicista possono raccontare delle belle cose alla gente, farli pensare. Possiamo aprire la mente, gli occhi, non soltanto assorbire quello che ci dicono. Gli arabi non sono buoni, i musulmani non sono buoni, l'ISIS. Questo è quello che c'è sui giornali sempre. Noi dobbiamo aprire la mente alla gente in modo che capisca quella che è la situazione in Siria. Magari accettando più profughi, non chiudere i confini. Statevene fuori dal nostro paese, via. Statevene lì e chiudiamo le frontiere. Non va bene neanche questo. Non è una buona idea chiudere i confini. Questo va capito. Ed è questo quello che cerca di dire il mio concerto. Cercare di far capire come questo testo è emerso, smettendola di raccontare solo fatti violenti. Cosa può fare per la pace? Può aprire gli occhi della gente, può far capire meglio le cose. Oggi verranno delle persone al concerto e qualcuno magari comincia a suonare Chopin, un bravissimo artista che suona Chopin, Mozart, classico concerto di piano, senza parlare con le persone. Dopo il concerto, arrivederci e grazie, si parla con il CD, dopodiché la gente se ne va a casa. Questo a me non piace. Serve una conversazione durante il concerto e si può fare la pace insieme. Adesso noi stiamo parlando insieme. Lei è italiano, io sono siriano e non parliamo con un muro davanti a noi. Ah, questo magari viene dall'ISIS. Io ti vedo per strada e ti odio e tu odi me. No, noi stiamo qui, parliamo e possiamo trovare una strada. Oh,
si fa a raccontare la guerra attraverso la musica per arrivare alla pace? I tell you, we don't, it's very big things. È una cosa grossa poter dire noi arriviamo alla pace, noi possiamo, possiamo fare la pace. Lei è un giornalista, io sono un pianista, non possiamo fare la pace insieme. Però possiamo creare la speranza per la gente e far capire loro la situazione. Lei oggi è venuto qui e sta parlando con me perché deve capire. Andrà poi a scrivere sui giornali e far capire le cose. E lei mi fa delle domande per capire di più. Ed è quello che farà oggi la gente. Verrà qui ad ascoltare. Magari ci saranno tre persone tra il pubblico che capiranno la situazione e aiuteranno qualche profugo in Italia. Questa è la mia speranza.